C'è una sola alternativa che si chiama Grillo. Allora il problema è stabilire se vogliamo essere governati da Grillo, come probabilmente pensa Emiliano. Perché se Emiliano fa parte del PD, e fa parte del PD la Boschi, lui è un eterodosso che ha deciso di fare una fronda. Perché? Perché se il tuo leader è il Presidente del Consiglio, personalizza il referendum, il voto diventa un voto politico. E non è vero quello che dice Telese, gli italiani erano minacciati dall'altra parte, non solo da lui. È stata una campagna assolutamente normale, con un errore fondamentale che è quello che induce oggi a dimettersi, un uomo che prende il 40%. Se io sono del PD, voto con il segretario del PD, non do un voto no, mettendomi insieme al nostro Grillo, a Berlusconi. Se c'è del berlusconismo o del salvinismo in il mio amico Emiliano, è un problema suo. Io voto per Renzi. Io poi. Nella sostanza, non devo dire che il no non abbia vinto il referendum, ma il referendum, siccome tu sai bene, era un Anche perché voto invitavi a votare politico, no. era un voto politico e l'abbiamo detto tutti, ha visto lui vincitore col 40, come dire, come diceva Sordi. Io sono io e voi non siete un cazzo. Però Sono un 60% che non è un scusami, cazzo, però perché Vittorio, Salvini non si può alleare. È un dato di fatto. Fai un governo con 60%. l'obiezione di Emiliano è se Vittorio. avesse vinto, perché si è dimesso? Si è rimesso, però ti posso spiegare, io sono l'unico che ha detto sul fatto che avrebbe perso 60-40, lo so da sempre, per mille ragioni, andavo in giro con Ainis, con il nostro libro, e vedevo come le platee reagivano, quindi avevo questa sensazione. Lui ha fatto quell'errore l'ha portato fino in fondo a combattere eroicamente per portare il suo partito, che forse non è più il PD, al 40%. Questo cosa vuol dire? Che se vai a votare, lui quel 40% se lo tiene, e quando Ma devi non andare a è vero. votare, fra 6 anni, vai a votare entro maggio con le amministrative. Perché? Perché lo vuole il 100% di un Parlamento, salvo la pensione. Lo vuole Grillo, lo vuole la Lega, lo vuole la Meloni, lo vuole Renzi, perché non devi andare a votare? Che democrazia è quella in cui sostieni un governo solo perché se non hanno la pensione e se si chiude il Parlamento prima, finiscono con la delusione perché ci vogliono 4 anni, 6 mesi e un giorno, non più 2 anni, 6 mesi e Certo. un giorno. E allora, la ragione è solo quella. Sono tutti d'accordo ad andare a votare, si va a votare e vince Renzi. Ma Questo sto dicendo, è chiarissimo. Corrado. Se poi il nostro Emiliano vuol fare il PD di Civatti o il PD di non so chi, perché anche Cooper lo è rientrato, facciano un altro PD. Si chiamerà PD2. P2 si chiamerà così. Il PD è quello di Renzi, che è segretario del partito e presidente del Consiglio. Io sono molto affascinato da Vittorio, Uso soprattutto logica, quando è però non in la questo usate. stato adrenalinico Sì. che dà il meglio di sé. E credo Poi ho che ci sentito sia dei nazisti dire quelle un puttanate. bellissimo Vabbè, ho capito, ma confronto falla fra finita, ma Sgarbi non puoi e dire 6 volte Sgarbi. territorio Ma scusami, ma il non ti ha popolo, detto, ma ma che non ti ha cazzo di popolo è? insultato, Ma io smettila, mica sto dai. insultando, Ma io non dico ti, chi ha tu lo detto stai delle cose. insultando, non ti ha No, ho insultato, detto falla che non finita, può dai. parlare in nome del popolo. Ma Il tu non popolo è puoi quello della insultare. Lega, è quello di 5 Ma non Stelle, puoi è quello di insultare. Forza Italia, non è il popolo Va suo, bene, dei però. territori, della democrazia, Vittorio. dell'ambiente, dell'uomo. Vittorio, Che cazzo di popolo è? ti Un sto solo popolo del chiedendo. cazzo, il popolo di questo qui. Loro, quando sentono la parola cazzo, applaudono perché. Ma Ma io no, sono cazzo di popolo è? che cosa Che vedo? Da territori? questo Quali territori? conflitto. Va Ma che bene, territori? basta, Sono fermi. affascinato da. Difendere i territori, la sensualità della Sono persona, affascinato l'ambiente, da questo l'uomo, il mirabile prete. conflitto di Calma. Sgarbi con un temibile avversario che è se stesso. Perché avendolo sentito io a settembre in un bel festival a Polignano a Mare presentare il suo libro e dire che questa riforma è una Sì, è schifezza una e che riforma. Renzi e la Boschi erano due analfabeti Sì. per averla compilata in quel Sì, modo, è adesso vero, vederti passare ma contro te no, ma stesso con sono due questa cose distinte. lucidità Ho detto lo questo trovo voto straordinario. non è No, stato sul due referendum, cose. è stato su Bene, Renzi che ha vinto 40, 20, 10, 12. che ci ha fatto Sono state vedere elezioni. Formigli Sì. a inizio del programma, tu non c'eri ancora, forse non l'hai vista, di Index Way, dice che uno su quattro, ah no, l'ho vista a ottobre, uno su quattro degli elettori del PD non hanno votato. Sì. Poi dice che alcuni elettori di Cioè, hanno Forza votato Italia, che no. non è che ora Hanno votato no. hanno votato no, Sono uno sei, su sono sei quattro è gatti. un dato enorme, ha ragione Emiliano. Poi molti elettori di Forza Italia hanno votato per Renzi in questo referendum, non lo voteranno alle Presidente politiche. Emiliano, ma come Terza non cosa, andiamo a votare? Perché no? Ma se è diventato un voto se politico. Emiliano dice io voglio candidarmi perché ho un'altra linea, ha tutto il diritto di farlo, Ma fa un altro malgrado partito. uno Ma no, dei ma lo due fa il Sgarbi non si era PD2. Lui accorto ha detto con che lui. lo fa al Vuole fare congresso. la Ma come P2. fai a farlo Congresso. dentro? La fai dentro il PD quando il leader è un altro? C'è un Michele. segretario, un presidente, e tu fai un È altro il leader PD. che ha preso È una uno trambata. stress test questo per me.
anche per no, me. No, perché siete banali, siete antiquati. Prima è un voto politico, poi il referendum, cioè, è chiaro che è meglio la Costituzione che abbiamo. Però non tutti i voteri però per voi, questo è, voi lo sapete. No, no? Anzi, abbiamo sfondato il nostro elettorato e siamo andati oltre il nostro elettorato. Quindi hanno vinto sostanzialmente. No, guarda, Salvini, fai finire. Hanno vinto. No, fai finire di parlare, dai. Dai. La cosa che c'è dall'altra parte è che quel 59% contiene dentro due blocchi. Il blocco che fa riferimento a Grillo, che è un blocco tendenzialmente del 30%, e l'altro blocco che fa riferimento all'alleanza Salvini, Meloni, Berlusconi e altro ancora. Quindi, volendo andare alla ricaduta politica di questo voto, abbiamo un'area del 40% e due blocchi che si sono sommati del 30% ciascuno. Questa è la verità.